che giace verosimilmente in qualche cassetto del Parlamento, è in sostanza, così è stato definito, solo una spina. Interventi più volte preannunciati, promesse, dati per imminente, ma è il caso di dire all'attentato Godot, se ne avete notizie per piacere fatemelo sapere, io francamente non ne ho nessuna. Tale impegno richiede quindi che si appresti anche un apparato organizzativo di massima efficienza, che non vengono lesinati i mezzi per un'azione così impegnativa, che gli uffici giudiziari vengono messi in grado di svolgere le loro funzioni in condizioni ottimali o quantomeno accettabili di efficienza, che le forze dell'ordine abbiano uomini sufficienti, mezzi sufficienti, persino benzina sufficiente per farli muovere e quant'altro, senza essere costretti per esempio a sentire di protesta presso l'abitazione del Presidente del Consiglio come recentemente avvenuto. In sostanza vorrei che nell'agenda delle priorità venisse prima, molto molto prima, la lotta alla mafia e dopo il ponte sullo stretto di Messina. Vorrei anche dire sommessamente in un altro generale, ma non estraneo contesto, per carità, senza polemica alcuna, che né l'argomento né la sede la giustificherebbe. Lo dico soltanto perché sono molto preoccupato di questa situazione, anzi angosciato. Vorrei anche dire che l'esercizio della giurisdizione, che deve imporre e ratificare la forza della legge, pur nelle legittime ed alcune volte persino necessarie ed aggiungo doverose critiche alle sue modalità di espletamento ed agli esiti attinti, dopo aver almeno detto, vorrei raccomandare i provvedimenti che si critichino, pure necessita che sia sostenuta con lealtà e convinzione.